sapevate che le prime parole dette per radio furono 1, 2, 3, 4, nevica lì dove siete voi? Siamo all'inizio del 1900, le trasmissioni duravano veramente poco per non far surriscaldare gli apparecchi a valvole. Attualmente in Italia 37 milioni di persone ascoltano la radio, la maggior parte in casa, in auto o al lavoro, e sono parecchi gli ascoltatori mentre studiano. E non è sempre vero che la radio è rilassante, perché se alzi troppo il volume, ai vicini partono i transistor.